Oggi diamo il bentornato nei nostri studi a Giampaolo Ogliosi, presidente di SISAM. Bentornato a filo diretto con gli ascoltatori. Buongiorno a voi e a tutti i vostri gentilissimi radioascoltatori. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, alle coordinate, numero per gli sms che funziona anche con WhatsApp. È il 338 17 19 105, il telefono invece lo 0376 63 17 09 e l'indirizzo mail è diretta@temporadio.it. SISAM, una delle realtà più importanti della zona, ciclo idrico integrato. Chiediamo subito allora come va il bilancio del gruppo SISAM. Ma il bilancio del gruppo è in linea come gli anni precedenti, perché è una serie positiva che si sta realizzando grazie a un lavoro veramente di squadra, di gruppo con tutte le amministrazioni dell'Alto Mantovano. È stato un bilancio che dopo le imposte di 387.000 euro che l'Assemblea ha destinato e approvato, e su indicazione del Consiglio di amministrazione verrà dato come dividendo, quindi per apporre in bilancio tutte le amministrazioni comunali in proporzione alle quote che hanno, che sono sempre proporzionate e rapportate al numero degli abitanti dei comuni. Quindi devo dire che è stato un anno positivo sia per la SISAM SPA che anche per tutte le controllate, che hanno avuto un trend positivo come gli anni precedenti, quindi devo dire che è stato un risultato anche quest'anno molto soddisfacente. Soddisfacente in particolar modo perché noi sappiamo che dal 2012 abbiamo l'autorità nazionale che è l'AEGESI, che è colei che gestisce e stabilisce le tariffe di energia, metano ed ora anche dell'acqua, quindi ha imposto dei prezzi standard che andranno sempre più restringendosi giustamente per fare delle economie. E quindi devo dire che i conti che abbiamo fatto erano in perfetta linea con questa verifica. Tra l'altro siamo stati tra le 7 aziende che sono state controllate in Italia, c'era anche SISAM per quanto riguarda la partecipata SICAM, quindi abbiamo avuto anche soddisfazione da questo punto di vista del controllo che è stato fatto. Quindi devo dire che grazie ai collaboratori che operano, che lavorano in SISAM, abbiamo fatto veramente i conti come dovevano essere fatti, quindi siamo andati proprio nel segno di quello che vuole l'autorità nazionale. Beh, complimenti allora, anche perché tra l'altro non è certo facile, perché se ne parla tanto quando si parla di bilanci comunali, eccetera, e quindi anche un ente come SISAM sicuramente deve districarsi tra norme che cambiano in continuazione, non è facile, obiettivamente non è facile. Le vorrei chiedere una cosa per quanto riguarda questo discorso. Cinzia ha mandato una mail nella quale chiede, precisamente dice: salve, mi può spiegare la storia di Equitalia? È un po' generica come domanda, però possiamo sì, parlare. Equitalia ormai sono anni che se ne sta parlando a livello nazionale, è quell'agenzia che appunto fa da esattore per conto dello Stato e devo dire che lavora una percentuale di accertato e non di incassato e di conseguenza tantissime volte escono anche veramente dalle situazioni imbarazzanti con degli errori madornali che vanno a vessare quello che il cittadino fa anche per anni e anni e anni, con ingenti anche somme da spendere per ricorsi, dimostrazioni, giustificazioni, perché alla fine poi è sempre il cittadino che deve giustificare. È un soggetto che secondo me deve essere eliminato e tutto questo dovrebbe essere fatto dagli enti che emana quello che è la bolletta di una tariffa o comunque di una tassa che deve essere pagata, perché non mi sembra giusto che ci siano dipendenti comunali che sono anche professionalmente preparati, che sono in grado già di fare questo lavoro, che si sia creato un altro sistema di recupero credito che poi abbiamo capito che non funziona, perché se noi dovessimo incassare, io dico, solo il 30% di quello che hanno accertato, avremmo sanato il bilancio dell'Italia per i prossimi 4-5 anni, perché ricordiamoci che da un'ultima verifica che è stata fatta dal Ministero delle Finanze italiano, Equitalia ha crediti da recuperare dai cittadini, parlano di 550 miliardi di euro, quindi immaginate voi di cosa stiamo parlando, a me sembrano delle assurdità da questo punto di vista. Se dovessimo recuperare solo il 30%, io dico facciamo pure lo sconto del 67-70%, metteremo a posto tutti i bilanci dell'Italia e poi dovremmo essere più perspicaci nel far pagare le tasse a chi non le ha mai pagate. Parole forti, Presidente, deve essere eliminato. Comunque non è l'unico caso, diciamo che Equitalia è il caso più eclatante, ma ci sono tanti casi in cui non si capisce per quale motivo lo Stato, che ha anche una legge antitrust tra l'altro,
affida a un privato di fatto un monopolio. Certo, sì, viene affidato un monopolio, il quale poi giustamente ha dei costi di gestione. Perché è un monopolio di fatto. Di fatto non è riconosciuto, ma di fatto. L'azienda poi si garantisce quello che sono i suoi costi di gestione, quindi anche con i suoi utili, e poi tutto quello che arriva, se rimane qualcosa, è dell'ente locale. Noi abbiamo un recupero crediti che è gestito noi internamente, dove quindi tu mandi a chiamare la persona, gli parli, capisci che problemi ha, se sono problemi di una certa importanza, parliamo dal punto di vista sociale, interviene anche quello che è l'assistente sociale dell'ente locale, interviene l'amministrazione e si vede cosa fare. Naturalmente tutto nel rispetto delle norme, perché poi comunque i servizi vanno pagati, però se si può aiutare una persona con dilazione di pagamento a seconda della situazione economica e sociale che hanno, l'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. Infatti, sì, certamente. Allora, parliamo di anche nuovi lavori che avete fatto e che state facendo. Diciamo che abbiamo un sacco di lavori in cantiere, perché è partita finalmente la dottrice che collega Ceresara Piubega, abbiamo già approvato il progetto per la distribuzione interna della rete idrica appunto di Piubega, stiamo già progettando la dottrice che da Piubega andrà a Gazzoldo degli Ippoliti. Stiamo già partendo con i lavori per l'infissione di un nuovo pozzo sia ad Asola, sia a Medola e Pozzo Tanana, sia a Guidizzolo. Stiamo facendo un nuovo impianto di filtrazione al depuratore di Guidizzolo. Stiamo predisponendo un nuovo adeguamento di tutti i pozzi di Asola, anche perché abbiamo delle diversità di attingimento e quindi con delle qualità dell'acqua diverse, quindi per garantire una migliore qualità dell'acqua, che è anche il nostro missione principale, continuare a migliorare la qualità che mangiamo, è quella appunto di tenere monitorato e fare degli investimenti affinché il tutto migliori. Stiamo lavorando per la dottrice che porterà, cioè noi dovremo iniziare a fare i lavori di rifacimento totale del depuratore di Monzambano, e invece con un accordo, con l'accordo industriale che abbiamo creato con AGS Garda 1, sta già portando i primi frutti. Effettivamente AGS, il direttore di AGS, quindi anche tutta la municipalizzata, ci ha già scritto un documento in data 3 luglio che appunto ci dice che sono in grado di ritirare tutti i reflui del comune di Monzambano, Ponti sul Mincio e anche Castellaro Lagusello, e la spesa passerebbe da circa 1.400.000 euro a circa 650.000 euro. Quindi con questo risparmio andremo a investire immediatamente su questi territori per collettare Castellaro Lagusello, che oggi ha il suo depuratore ma che comunque necessita di miglioramenti, quindi vorremmo eliminarlo, anche perché Castellaro Lagusello è una delle località dal punto di vista anche ambientali e storiche le migliori d'Italia, tra i più bei borghi d'Italia, quindi andremo a dare una mano da questo punto di vista anche ambientale. Di conseguenza si sta guardando sia al risparmio e sia anche a migliorare quello che è la qualità dell'ambiente del nostro territorio. Beh, bei lavori, e non è che sappia cosa c'è sul fondo del lago di Castellano, è una curiosità, no, è proprio perché è misterioso, quella torbiera poi torbiera. Veramente misteriosa, obiettivamente, chissà cosa c'è sotto. Allora, ci sono tanti messaggi da parte degli ascoltatori e stavo guardando appunto che ormai mi passo il termine, utilizzano in qualità di esperto, appunto, stavo guardando. Comunque, per quanto riguarda Sisam, stavo guardando, il Garda è un po' sporchino, quando si farà il collettore, mi sa che però Brescia dice più o meno lo stesso programma che Mantova per Capicardo la tangenziale Guidizzolo, cioè da questo si evince, cioè non abbia intenzione di farlo evidentemente, secondo l'ascoltatore o l'ascoltatrice, perché non è firmato. Allora, noi in un modo o nell'altro la situazione di Monzambano va risolta. Quindi o si farà un depuratore nuovo, che verrà rifatto l'attuale, oppure si fa il collettamento. Questo qua è un dato di fatto che verrà ultimati i lavori sicuramente entro il 2016, perché l'inizio dovrebbe essere qua alla fine del 2015, quindi sarà un dato di fatto e quindi smentiremo sicuramente queste parole. Ecco, perché infatti c'era un proseguo, l'ho visto adesso, cioè dice tante parole, fatti zero, infatti vuole imporre A2A, dice per quanto riguarda... Probabilmente sì, si torna a parlare della zona del lago, probabilmente, per cui non favorisce, non so, questa è una teoria, comunque speriamo appunto che, come ha detto lei. Allora, Antonella di Castiglione, qui da noi hanno diminuito la frequenza di raccolta per far risparmiare Indecast senza abbassare le tariffe, lei cosa ne pensa?
Adesso non conosco il piano finanziario di Indecast, comunque non mi permetto neanche di giudicarlo. Devo dire che se sono i costi principali di questi servizi sono appunto i mezzi e i dipendenti che girano, se sono stati ridotti questi giri, di conseguenza dovrebbe essere state ridotte anche quelle che sono, diciamo, le tariffe. Penso che l'abbiano fatto, perché mi sembra di aver letto qualcosa sul giornale. Poi parlare di entità, se è tanto o poco, non lo so. Devo dire che tutti si sta cercando di lavorare per far sì che diminuiscano le tariffe dei cittadini. Poi nessuno ha la bacchetta magica, ecco, cioè questo ve lo voglio dire da questo punto di vista. Guardi, Anna dice: Presidente, è vero che ci saranno aumenti dell'acqua per colpa della Grecia? No, assolutamente no, questo almeno per il momento non se ne sta parlando, anche perché insomma le tariffe dell'acqua sono già a livelli, diciamo, abbastanza, per quanto riguarda, diciamo, il nostro territorio, abbastanza elevate. Però devo anche dire, ricordiamoci che un litro di benzina costa di più che non un metro cubo di acqua che viene portato a casa dalle famiglie, quindi teniamo conto anche di questo. Per quanto riguarda la Grecia, ricordiamoci che la Grecia, speriamo che passi questo momento veramente difficile, probabilmente si è esagerato con le baby pensioni o con quelli che sono anche tutte le pensioni che sono state date ai parlamentari. Cioè, è successo un po' in ritardo quello che è successo in Italia, ecco, non dimentichiamoci che l'Italia, se oggi è in difficoltà, e spero e auspico che veramente se ne esca, ma se ne esca creando lavoro, per far lavorare la gente, così la gente lavora, guadagna, diventa anche più serena in famiglia. Noi ricordiamoci che veniamo fuori da un debito pubblico tra i più alti del mondo, creato da quella che è stata la Prima Repubblica, perché abbiamo gente che oggi si prende i suoi 6, 7, 8, 10 mila euro di benefit, perché sono dei benefit, e devo dire che hanno creato dei disastri in Italia. Poi magari ci permettono anche di dare delle lezioni industriali di cose che non sanno neanche di cui si sta parlando. Allora, per fare un esempio, io ho una vicina di casa che so che è in pensione quando aveva 37 anni. Ecco. Quindi... Allora, dunque, sono Federico, perché non permettete di produrre corrente con l'idroelettrico? Questo glielo chiedo prima di andare in pausa. Ma io non sono uno di quelli che non sono un proibizionista. Addirittura io rimango basito quando abbiamo dei privati che vogliono fare degli investimenti sull'idroelettrico e che poi si mettono dei comitati, nascono dei comitati politici, degli amministratori che non sanno, non è di carne né di pesce, che dicono sì, no, ma a seconda della convenienza elettorale. Io dico che tutto quello che produce energia, di conseguenza gettito, dovrebbe essere, visto che parliamo di acqua, l'acqua è pubblica, anche quella dei fossi, dovrebbe essere lo stesso Stato, ente locale, che la sfrutta per guadagnare, quindi per abbassare quelle che sono le tariffe dei cittadini. Invece lasciamo fare sempre le iniziative private, che dico, per fortuna ci sono almeno i privati. Ci fermiamo un attimo con Giampaolo Gliosi, presidente di SISAM, ci troviamo tra un paio di minuti. È stato amore a prima vista. Lei bella, luminosa, con quei cerchi luccicanti. E poi... mantieni la tua auto. In compagnia di Giampaolo Gliosi, presidente di SISAM, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Stavamo parlando di messaggi, appunto, sono tantissimi. Stavo guardando... da cosa cominciamo? Eccolo qua. Vede, lei ha parlato della Grecia poco fa, presidente. Il problema del pubblico sono i dipendenti che non fanno nulla. Cominciamo a sfatare questo discorso, ma comunque rispondono male, soprattutto lo sportello, dice Pietro. Allora. No, purtroppo è un dato, allora, non tutti i dipendenti, ecco, no. Cioè, questo ci tengo a precisarlo, perché ripeto, abbiamo anche veramente delle bravissime persone che sono anche competenti professionalmente. Poi abbiamo tantissime mele marce, queste mele marce sono quelle che poi magari ti trovi proprio davanti allo sportello quando ci sono, perché quando sono ammalati, che la maggior parte del tempo, ma questo è anche una fortuna, così non li devi neanche guardare in faccia. Però abbiamo veramente qualche mela marcia che sta infangando e buttando veramente in discordia con la cittadinanza, perché non sa lavorare, non sa confrontarsi con l'utente che ne ha bisogno. Quindi veramente, però dico, non tutti i dipendenti pubblici sono così, in particolar modo negli enti locali. No, vero è, sa che cosa, Presidente? Presidente, la cosa che diceva Pietro, che se tutti quanti fossimo un po' più attaccati al nostro dovere, cioè poi c'è il dipendente che fa il suo dovere perché ha il senso del dovere, quell'altro che ha meno il senso del dovere lo mettiamo nelle condizioni di fare il proprio dovere comunque, ecco, e con il pubblico tante volte il dipendente si sente un po' più tutelato e quindi fa un po' più... Ecco, io direi, cioè, Pietro ci ha colto nel segno quello che è il problema italiano, ecco. Io direi che rivedrei
proprio la legge Bassanini, che è nata nell'89, se non erro, che ha dato la responsabilità ai dipendenti pubblici, esautorando di quel potere politico e amministrativo che avevano, diciamo, gli amministratori. Io lo ridarei in mano veramente a quello che è il sindaco o gli assessori, perché sicuramente sono più consoni a dare una risposta a quello che è l'utente, che è il cittadino, per dire no, dobbiamo fare in fretta per rispondere. Poi se le cose non vanno bene, giustamente il tecnico si metterà di traverso, ma quando un cittadino gli si aspetta un permesso, una licenza, qualcosa, non devi fargli perdere tempo, devi dargliela nel più breve tempo possibile. Allora, leggo una mail di Nicola che dice, anzi no, prima di Giulio, chi dobbiamo ringraziare per i fossi pieni, le strade allagate, troppa burocrazia, per esempio? Ma allora, diamo sempre colpa alla burocrazia, ricordiamoci che la burocrazia è gestita da persone, che sono i funzionari di cui abbiamo parlato prima, i dipendenti, quindi abbiamo dei permessi che variano le tempistiche di rilascio da paese a paese, perché in un paese magari c'è il funzionario che lavora meglio, è più intraprendente, e c'è quello che veramente, come diceva prima Giulio, adesso non mi ricordo, no, Pietro di Goito, che diceva no, non hanno voglia di far niente, quindi c'è quello che ci impiega fino all'ultimo giorno e risalti il permesso. E questo qua, ripeto, la burocrazia ce n'è tanta, ma ricordiamoci che la burocrazia è gestita dalle persone. Certo, sa cosa, Presidente, la regola, la legge del buon senso non viene mai applicata. Ricorda un film di Mel Brooks, comico, che per rallentare i cattivi mettono una sbarra in mezzo al deserto, basterebbe girare intorno, ma lì bisogna mettere 10 cent per far alzare la sbarra per ogni cavaliere, no? E i cattivi, che sono anche stupidi, fanno la colletta per avere i 10 cent e per passare, ecco. Allora, ecco, la burocrazia italiana delle volte sembra questi qua, ecco, proprio. Giustizia, Presidente, vorrei si parlasse di giustizia. A Genova l'alluvione causata dal fatto che il TAR aveva bloccato i lavori, ma anche da noi le migliorie vanno al passo di lumaca, vedi, alla voce rotonda Piccarda. È qua. È la sacrosanta verità, perché adesso stiamo parlando di patto di stabilità tutto, però gli incidenti mortali in quell'incrocio lì se ne parla già da 30 anni, quindi 30 anni fa il patto di stabilità non c'era. Probabilmente si era più interessati a fare un qualcos'altro e ci si è dimenticati della gente che veramente è morta su questo incrocio. Quindi a questo punto, ma penso che stavolta sia veramente la volta buona, non dobbiamo mollare la presa, perché ricordatevi che sistematicamente tutti gli anni c'è un morto, poi aspettiamo l'anno dopo che ne succeda un altro. Spero che questa volta ci sono amministrazioni giovani, fresche, con tanta volontà, parlo di Monzambano e Volta, ma si aggiungerà sicuramente anche Cavriana e spero Valeggio, si intervenga per sistemare definitivamente, perché ricordiamoci che una vita vale molto di più che non una rotonda. Ci si dimentica troppo velocemente di quanto è successo. C'è una proposta, adesso io chiedo scusa al Presidente della provincia di Mantova, io leggo il messaggio così com'è: denunciamo Pastacci per omicidio colposo a Capicarda. Però a parte tutto, se chi, con un'espressione sbagliata, perché detiene il potere, comunque siede in poltrone di potere, potesse essere un po' responsabilizzato nei confronti dell'azione o della mancanza di azione, eventualmente, non sarebbe anche ora che ci fosse un po' di responsabilità? Sì, bisognerebbe, come ho detto prima, quando prima parlavo della legge Bassanini che ha creato i responsabili di servizio, io li eliminerei veramente tutti, perché quando dobbiamo intanto avere degli amministratori che abbiano meno la cognizione, perché abbiamo veramente degli amministratori che quando sono freschi di primo pelo che non sanno dove sono arrivati, quindi io imporrei che quando uno vuol presentarsi a fare il sindaco, il consigliere, perlomeno abbiamo fatto un corso per capire cosa va ad amministrare e quali sono le problematiche. Poi eliminerei veramente la responsabilità dei servizi e dei funzionari, primo perché sarebbe un risparmio economico veramente importante, e farei gestire questa responsabilità all'amministrazione, perché poi l'amministratore è colui che paga anche le scelte dei funzionari. Invece se sbaglia, ha sbagliato di testa propria ed è giusto che vada a casa. Certo. Allora, quando avremo acqua pulita nei laghi, chiede Mario di Marmirolo, sicuramente si riferisce ai laghi di Mantova. Beh, allora, se parliamo dei laghi di Mantova, si sta lavorando tutti insieme, infatti si sta facendo anche un contratto di fiume Mincio per cercare di migliorare quella che è la qualità dell'acqua del fiume. Tant'è vero che noi siamo tra i pionieri di questa, diciamo, il Parco del Mincio è partito, una bellissima iniziativa, noi siamo i pionieri con l'intervento che dovremmo fare proprio a Monzambano, perché eliminiamo quello che è un punto di scarico nel fiume Mincio e andremo a concentrare tutto in un depuratore grandissimo che è quello di Peschiera del Garda, che
più i depuratori sono grandi dal punto di vista del trattamento delle acque, dei reflui, e meglio funzionano. Quindi andremo a eliminare un punto veramente di innesto in questo fiume, che è veramente un gioiello della nostra pianura. Ecco, questo non lo sapevamo, questo per esempio, per cui abbiamo scoperto questo. L'Italia, dice Dario, è l'unico paese che non cresce grazie alle tasse su tasse di questi del governo, dei quali non ha una bella opinione, evidentemente, ometto una parola. Sì, è la sacrosanta verità. Diciamo che le famiglie italiane ormai sono subillate da scadenze, da pagamenti, tutto, e devo dire che non sono stati fatti nessun ancora intervento. Non sto dando la colpa a questo governo, che addirittura non è neanche stato eletto da, diciamo, dei cittadini, no, però non è, comunque è il terzo quindi anche, quindi esatto, anche qua diciamo che la democrazia popolare è, sono anni e anni e anni che non c'è più in Italia, però vediamo, insomma, se dovessero almeno far qualcosa, e far qualcosa vuol dire che veramente dobbiamo tagliare in quelli che sono gli sprechi, tagliare le pensioni, i loro prebende che sono create negli anni addietro con una legge che dice da domani stop, perché se mio padre e mia madre vivono con 800 euro cada uno di pensione, penso che anche gli ex senatori e deputati possono vivere anche loro con 1000 euro, anzi ne hanno già preso un fracasso. E in più veramente tagliare quelli che sono i dirigenti nazionali che abbiamo, perché qui abbiamo un moltiplicarsi di dirigenti dall'ente locale all'ente provinciale, all'ente regionale, all'ente ministeriale, all'ente nazionale, cioè qui è tutto un dirigere, quindi pagare fior di quattrini a gente che poi non sta risolvendo i problemi dei cittadini, perché se questi fossero almeno, lo sono intelligenti, lo sono talmente tanto che sanno che di essere degli intoccabili, ma se avessero un po' di coscienza veramente farebbero qualcosa per far andare meglio le cose. Certamente, certamente. Allora, abbiamo una telefonata, può mettere il Presidente la cuffia, vediamo che abbiamo il telefono, preghiamo l'ascoltatore e l'ascoltatrice di essere velocissimo perché ci ha chiamato proprio in chiusura del programma. Pronto? Sì, scusate. Buongiorno. Buongiorno. A proposito della pulizia dei laghi, se dovessero fare come ha fatto il lago di Annecy in Francia 50 anni fa, hanno mandato una squadra di sub e hanno cementificato tutti gli scarichi. 6 mesi prima avevano mandato l'avviso di collegarsi alle fognature o farle, e dopo le hanno multati tutti quelli che non erano collegati. Se dovessero fare così il lago di Garda e tutti i laghi di Nanto, vedrà che in un anno diventano pulitissimi. Benissimo, buona giornata. Allora Presidente, cosa diciamo? Grazie di questo intervento, devo ringraziare proprio questo radioascoltatore perché mi dà l'imbeccata per dire, quando noi abbiamo firmato questo progetto accordo industriale con Garda 1 e AGS, che tanti stanno diciamo intralciando, il nostro intento era proprio quello di andare a gestire questa situazione del lago di Garda, dove oggi è attraversato da 2 tubazioni sull'acquali che sono veramente vecchie di 50 anni, che potrebbero creare dei problemi veramente preoccupanti, addirittura danneggiare definitivamente il lago di Garda. Noi ci siamo messi dentro a testa bassa in questo accordo industriale per far sì che vengano tolte queste tubazioni sublacquali e che il tutto venga trasportato su terra e quindi con tubazione portato nei 2 depuratori extra lago. Tutto questo anche perché, se lo devono ricordare tutti quei politici che stanno ostacolando questo accordo industriale, ricordiamoci che l'acqua del lago di Garda passa nel Mincio e passa sui nostri territori, quindi con un po' di buon senso questi amministratori dovrebbero incominciare veramente a ragionarci in un modo totalmente diverso. Benissimo, ci sono altri messaggi per il Presidente Ogliosi, li teniamo per la prossima volta, noi ringraziamo moltissimo il Presidente Giampaolo Ogliosi. Grazie a voi e a tutti gli intervenuti, grazie, buongiorno. Attenzione, comunicato Agenzia Asta.